Quindi si vanno a sommare una serie di sanzioni che hanno portato, per esempio, il mio collega Alessandro Di Battista a scomparire dal Parlamento. Alessandro ha accumulato oltre 30 giorni di sospensione, io non lo vedo più. Per fortuna sta andando nelle piazze a raccontare queste cose, sta facendo comunque il suo lavoro. Oltre a 9.000 euro di multa si è beccato oltre 30 giorni di sospensione, ma lui sta capitalizzando questa, tra virgolette, questa sanzione, come l'ha trasformata in un'opportunità, andando a confrontarsi con i cittadini, raccontando quello che accade in Parlamento, semplicemente dicendo quella che è la verità, quello che accade. Il Movimento 5 Stelle, io ve lo dico, sta compiendo una vera rivoluzione, e questo lo vediamo già dal fatto che quelli che prima erano i personaggi lossi, che si annidavano nelle file dei partiti, stanno cadendo uno dopo l'altro. C'è chi decade, come il signor Berlusconi, sul quale è stato fatto un voto palese al Senato grazie al Movimento 5 Stelle, e finalmente gli abbiamo dato un calcio nel sedere, ve lo dico, abbiate pazienza, scusate i toni forti, ma ci è voluto il Movimento 5 Stelle per cacciar via questo condannato per frode fiscale conclamato, che si è messo d'accordo con il signor Renzi, un altro nominato che non è stato eletto da nessuno. È vero, il Premier non deve essere eletto, però un passaggio elettorale sarebbe stato doveroso, confrontarsi con i cittadini, almeno verificare se questa maggioranza esisteva ancora. Invece cosa hanno fatto? Si è messo d'accordo con un condannato e si è accomodato sulla poltrona. Tra l'altro il Parlamento, il governo non presenta niente di nuovo all'attuale esecutivo rispetto al governo Letta. Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia, anzi la situazione è peggiorata, perché avevano promesso per esempio che non avrebbero più usato lo strumento della fiducia per chiudere, per far passare questi provvedimenti scandalosi, invece lo stanno facendo sistematicamente. La prima fiducia è stata sul decreto missioni, una vergogna, 300 milioni per rifinanziare le missioni internazionali, quelle che chiamano le missioni di pace, però vi garantisco, di queste missioni forse se ce ne sono 4 o 5 che sono realmente pacifiche, sono molte. Quella in Libano è un esempio, però poi ce ne sono tante altre che non servono assolutamente a nulla. Alcune di queste durano addirittura dal 2001. Erano delle missioni che erano state attivate in virtù dei fatti, a seguito dei fatti dell'11 settembre, e ancora noi stiamo spendendo denari su qualcosa che non ha nessuna ragione d'essere, sono marchette, non servono a nessuno. Il paese è allo stremo, non ci sono i servizi, non abbiamo il welfare, non abbiamo le infrastrutture, e stiamo inseguendo il nulla. Stiamo acquistando cacciabombardieri di quinta generazione, gli F-35, ve lo dico, anche degli F-35 non ce ne facciamo niente. Ci raccontano che dobbiamo rinverdire il parco macchine, sostituire due linee di aerei, i Tornado, gli MX, ma anche questa è una favola, perché gli F-35 che hanno capacità nucleare in Italia non servono a nulla. Noi potremmo stare sereni senza questi cacciabombardieri. Abbiamo sottoscritto un trattato di non proliferazione nucleare, lo ricordo. Quindi io dico, ma è possibile che per soggiacere ai patti bilaterali con la NATO noi siamo costretti anche a sconfessare quelli che sono i nostri impegni a livello internazionale, a livello etico e a livello costituzionale, perché ricordiamo l'Italia ripudia la guerra. È anche fastidioso ripeterlo in continuazione, ma pensare che stiamo andando a sostenere, a partecipare ad un programma di questa proporzione che ci impegnerà per anni e anni, per decine di miliardi, è allucinante, è impensabile. Non ci sono penali che ci impegnano, quindi potremo tranquillamente uscire dal programma quando vogliamo. Ovviamente il PD che cosa fa? PD dice, noi siamo contro gli F-35, li vogliamo ridurre il numero, quando il numero non esiste. Sono tutte balle, esistono dei fondi che sono disponibili per l'acquisto di questi cacciabombardieri, quindi si potrebbero tagliare i fondi semplicemente, oppure uscire direttamente dal programma. Invece loro ci raccontano balle, la ministro Pinotti che va a raccontare in commissione dice una cosa, poi va in TV e ne dice un'altra, si sbugiarda da sola. Non sono più credibili, questa è la verità, raccontano bugie.
E nonostante abbiano tutti i media dalla loro parte, non riescono più a mentire, perché anche un ragazzino lo capisce che sono dei bugiardi. Quando noi facciamo le agorà incontriamo delle persone, incontro dei ragazzi di 15 anni che vengono a farmi domande sulle nostre proposte di legge, sul reddito di cittadinanza, sono curiosi, sanno che cosa, quali sono le magagne che si c'erano nei decreti omnibus. Allora dico, il Movimento 5 Stelle ha fatto una rivoluzione dell'informazione prima di tutto, perché fino a ieri le persone erano completamente disinteressate alla politica, la politica era un fastidio, c'era un astensionismo pazzesco che c'è ancora, ma noi rivendichiamo l'aver riportato tantissime persone al voto. E come l'abbiamo fatto? Informandole, semplicemente rendendole edotte su quello che accade in questo paese e su quello che accade nelle stanze del potere, che non dovrebbero essere